Matteo 25, ci sono diversi misteri, la parabola delle 10 vergini, abbiamo parlato, riparlato. Ebbene, lo facciamo anche adesso, brevemente, piccoli misteri. Matteo 25, verso 6, parla di un grido. Un grido è un qualcosa di assordante. Questo significa che presto o tardi succederà un qualcosa di assordante che desterà tutta la Chiesa di Gesù Cristo, che conosce questa parabola e quindi che sta aspettando, ovvero sa che ci sarà un rapimento della Chiesa. Questo è un grande mistero. Un altro grande mistero è il fatto che 5 di queste non avevano olio sufficiente, come dire, avevano la lampada, cioè conoscono quello che dice la scrittura, conoscono che ci sarà un rapimento della Chiesa. Ma non conoscono Dio perché non hanno la consacrazione, non hanno la santificazione, non hanno la separazione dalle cose di questo mondo, non hanno comunione con il Signore. Più avanti leggeremo che il Signore dice: io non vi conosco, non vi ho mai conosciute. Eh sì, non hanno mai avuto un'intimità con il Signore e seppur l'hanno avuta, l'hanno lasciata. Non hanno mai piegato le proprie ginocchia per avere comunione con il Signore, per essere completamente concentrati in adorazione, in preghiera. Non hanno mai piegato le proprie ginocchia per chiedere perdono dei propri peccati. E lasciarli, abbandonarli, separarsi appunto, perché un grande peccato è l'idolatria. E una delle idolatrie più profonde che radica nei credenti che non sono consacrati al Signore è l'idolatria del mondo. Vivere in questo mondo, magari senza fare chissà quali grandi peccati apparentemente, ma il fatto stesso di amare questo mondo è il più grande peccato che si possa commettere. Eh sì, io non vi conobbi mai. Avevano la lampada, la conoscenza, ma mancava la santificazione. La tromba sta per suonare. Dio non mente. 5 resteranno. Di quale parte? 6. Con voi, come sempre, Alessio Evangelisti. Maranatha, Shalom.